protagonista quest'oggi nella casa del Becker, Sua Maestà il maiale. Per la precisione, il collo, la coppa di maiale. E in effetti andremo a fare delle fettine aromatizzate proprio di coppa di maiale. E questo è uno dei tagli più nobili in assoluto. Pensate, innanzitutto parte dall'attaccatura del collo e per due terzi si stende quasi fino alla parte lombale per poi integrarsi a quello che è la famosa lonza. Quindi potete immaginare anche la morbidezza di questo taglio anatomico, che però si distingue dalla lonza per un semplice motivo. Questa parte, che essendo un po' più in movimento, supportando più il peso proprio del maiale, ha delle infiltrazioni di grasso che rendono questa parte anatomica straordinariamente morbida se cotta in maniera giusta, come cucineremo oggi noi. E quindi vediamo anche gli ingredienti della ricetta, che sono del sale grosso, del rosmarino sminuzzato, delle patate tagliate a spicchi, paprika, buccia di limone, un po' di burro, del vino bianco e dell'olio. Ma prima cosa da fare? Legare la nostra coppa di maiale. Ecco, prima di iniziare la legatura si può mondare, quindi togliere dalla parte, diciamo, dalla parte un po' più grassa, dalla parte un po' più cartilaginea, esterna, quindi la coppa, e cercare di dargli una forma un po' più tonda. Il perché? Perché poi quando taglieremo le nostre rondelle riusciremo a cucinarle anche meglio. Ecco, fatto questo, iniziamo la legatura. Come sempre si inizia sempre dal centro. La classica legatura con doppia asola, dove si stringe, si gira e in pratica poi si fanno due nodi. In questo modo siamo sicuri che il pezzo di carne non si mollerà mai. Se abbiamo una cottura in casa con una padella classica, cerchiamo di tenere le asole più vicine a se stesse in maniera che le fettine risultino un po' più sottili. Se invece abbiamo la fortuna di essere all'esterno, quindi poter cucinare col barbecue, possiamo anche permetterci di tenere le asole più separate per avere delle fettine più spesse. Ultimata l'ultima legatura, non ci resta quindi che andare ad aromatizzare le nostre fettine di coppa. Quindi prendiamo una pirofila e iniziamo. Un po' d'olio, del sale grosso, un po' di rosmarino battuto, un po' di vino bianco. Dopo aver preparato la pirofila, che appoggiamo qui, iniziamo a tagliare le nostre fettine. Guardate, potete notare benissimo come, in effetti, come vi descrivevo, c'è l'infiltrazione proprio del grasso al suo interno, che in effetti dà morbidezza poi in cottura. Quindi adagiamo le nostre fettine all'interno. Il sale grosso lo mettiamo perché è meno invasivo del sale fino. Un po' di rosmarino, la paprika. Qui potete scegliere se usare la paprika dolce o quella piccante. E un altro piccolo segreto: la buccia di limone. Farà sì che si tolga un po', diciamo, di quel retrogusto di selvatico che eventualmente il maiale ha. Le fettine sono pronte, quindi cuciniamo le patate. Un po' di burro, fondo cottura. Mettiamo le patate, un po' di rosmarino. E anche qui un pizzico di paprika. Copriamo e passiamo anche alla cottura delle nostre fettine. Adagiamo le nostre fettine in questo modo, teniamo la fiamma bella alta e circa in 10 minuti, 12 minuti la ricetta dovrebbe essere pronta. Dopo circa 10 minuti la nostra ricetta è pronta, quindi non resta che impiattare. Prendiamo un piatto piuttosto ampio, largo. Andiamo prima ad mettere giù le nostre patate, mentre al centro andremo a mettere le nostre fettine di coppa o di collo di maiale, un rametto di rosmarino,
un velo d'olio. Ed ecco il risultato finale. La nostra coppa di maiale accompagnata dalle patate, ma ricordatevi come sempre che chiunque può essere bravo in cucina, purché ci metta passione. Parola di Becker.